Buongiorno e buona settimana da Speciale News Web 24 in apertura agli esteri e ancora apprensione per la sorte di un bambino di 2 anni caduto in un pozzo in Spagna vicino Malaga. La vicenda ricorda per certi aspetti quella altrettanto drammatica di Alfredino Rampi nel 1981. I lavori si sono rallentati di nuovo a causa della consistenza rocciosa del terreno. Le autorità hanno detto che la trivella usata per creare il corridoio parallelo al foro dove è caduto il piccolo ha colpito un tratto roccioso e quindi questo rende per il momento difficile l'operazione di soccorsi. Finora nessun contatto vocale è stato stabilito con il bambino. I soccorritori sperano di trovarlo ad una profondità di 72 metri dove il terreno roccioso ha impedito di andare più in profondità. Gli esperti sperano quindi di scavare un tunnel orizzontale. Parliamo adesso di stomaco gonfio, è una condizione che colpisce moltissime persone e che spesso viene confusa con un accumulo di grasso in eccesso. Per capirne le cause va innanzitutto precisato che può essere causato da diversi fattori, tra i quali anche quando lo stomaco diventa eccessivo ed è possibile adottare alcuni accorgimenti, come ad esempio curarlo bene e soprattutto evitare situazioni di disidratazione. Nonostante sia difficile da credere, molte persone bevono di tutto tranne acqua ed anche le bevande e questo può essere un fattore che potrebbe danneggiare lo stomaco di ciascuno di noi. Ed eccoci alla pagina sportiva, come avete visto nelle immagini della nostra copertina firmata da Diego Tufariello, l'Audace Cerignola ha vinto nei minuti finali contro il Bitonto della terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Una partita intensa, equilibrata che si è sbloccata nel corso del secondo tempo quando c'è stato un calcio di rigore per Vallo Sommarotta con la battuta di Lojovic che ha insaccato. Poi negli ultimi 15 minuti succede di tutto. Innanzitutto il pari dei Bitontini su rigore e poi nel finale su azione da calcio d'angolo di Vito Francesco, il colpo di testa vincente di Massimo Polidori che ha portato a casa questo importante risultato per i gialloblu che rimangono sempre a meno 1 dal Picerno che ha vinto in trasferta a Fasano per 2-1. E allora andiamo a sentire l'analisi della post partita dell'Audace nelle parole dell'autore del secondo gol, Massimo Polidori. Sicuramente, siamo stati bravi a crederci fino in fondo, anche se oggi non siamo stati brillanti come in altre occasioni, abbiamo trovato una squadra ostica che primo tempo soprattutto ci ha creato parecchi problemi, però durante l'arco di un anno ci sta che alcune volte non sei brillante come al solito, ci sta che soffri un po' di più, però questo fa emergere questo grande spirito di gruppo che ci sta dando la forza di restare attaccati lì alla vetta e di continuare a crederci. Perché senza questo spirito è difficile andare lontano. Noi stiamo continuando a far vedere che abbiamo un gruppo unito, solido, che non molla mai e è una prerogativa importantissima per arrivare in fondo al campionato.
Ancora calcio, ma stavolta il campionato di Serie A. Il Napoli arriva a meno 6 nei confronti della Juventus. Gli azzurri di Carlo Ancelotti hanno battuto in posticipo il Lazio con il punteggio di 2-1, grazie alle reti di Caleon e Milik. Nel resto delle gare di ieri, da segnalare il tennistico 5-0 dell'Atalanta contro il Frosinone, uno spettacolare 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria, quando i viola erano veramente ad un passo dalla capitolazione. Tra le altre gare della giornata, da segnalare l'1-1 di Spal Bologna ed il 2-2 di Cagliari-Empoli. Oggi si conclude il turno alle 15 con Genoa-Milan e poi alle 20:30 con Juventus-Chievo, e la possibilità per i bianconeri di Allegri di allungare. Prima di salutarvi, vi ricordo questa mattina alle 10 l'appuntamento in diretta su Radio TRC con Live Sport 2.0. Rivisiteremo la vittoria dell'Audace Cirinese, quella del Basket Club Cirignola ieri sera a Trani, e poi naturalmente le buone notizie che sono arrivate dalla pallavolo con il successo della Fenice Volley finalmente, e poi la sconfitta della pallavolo Cirignola contro la seconda in classifica Castellana Grotta. Tutto questo e molto altro in Live Sport 2.0 per questa prima edizione del telegiornale. Non ci vediamo qui, prossimo appuntamento alle 13:30 con Sport Report. Buona giornata e a più tardi.